richiudibile, lunga durata della batteria, flip a 360 gradi, rilevamento degli ostacoli su 4 direzioni, camera in HD, doppia camera, video editing per TikTok, optical flow, gesture per pilotarlo e possibilità di inclinazione della videocamera dal controller. In 40 euro? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo e proviamo un drone molto low cost, perché parliamo di un drone da 40 euro che è il KF617. Questo drone richiudibile dal peso di circa 170 grammi che ha caratteristiche davvero pazzesche per 40 euro. Ovviamente le caratteristiche sono pompatissime, ma come succede per tutti i droni low cost, quindi la cosa è vedere cosa invece è in grado di fare realmente in questi 40 euro, perché comunque se in 40 euro ci fa divertire e fa divertire a chi regaliamo un drone di questo tipo, sicuramente vale la spesa dei 40 euro. Quindi direi di non perdere altro tempo e guardiamo da vicino com'è questo KF617. Guardiamo. Ecco qua il KF617. Allora, la valigetta come al solito è sempre quella, la classica valigetta low cost che troviamo in tutti i droni cinesi a basso costo. Allora, nella confezione troviamo i paraeliche, perché c'è la possibilità di andare a mettere i paraeliche se utilizziamo il drone dove ci sono molti ostacoli, il controller dove dobbiamo inserire all'interno tre batterie AAA non incluse in confezione, il supporto per lo smartphone, perché comunque abbiamo anche un'applicazione dedicata che ci permette di vedere cosa il drone sta inquadrando per registrare video e foto, quindi lui è capace di fare tutto questo. Ovviamente stiamo parlando di un drone da 40 euro, quindi tutto questo è una parola grossa. Poi abbiamo quattro eliche di ricambio, il cavo di ricarica della batteria di USB, micro USB e cacciavite per sostituire le eliche. E poi abbiamo un foglio illustrativo dell'applicazione da scaricare, infatti abbiamo il QR code da scansionare per accedere direttamente al nostro store, che sia iOS, Android o Google Play. Quindi in base al nostro telefono abbiamo la possibilità di scegliere l'applicazione che ci permette ovviamente di fare tantissime cose. Poi abbiamo il manuale di istruzioni in lingua cinese e inglese, dove abbiamo le nozioni base, veramente semplice, comunque ci sono tutte le figure per capire le basi dell'utilizzo del drone. E poi abbiamo finalmente lui, il KF617. Allora, come abbiamo detto, lui è richiudibile, infatti ha questi bracci che possiamo andare a aprire e chiudere quando andiamo a trasportarlo. Le dimensioni sono abbastanza importanti, come vedete, anche se il peso è molto basso, perché con la batteria siamo a 170 grammi. La prima cosa che salta all'occhio è questa scatoletta qua sopra, che è il sensore di rilevamento, o meglio, sui quattro angoli abbiamo quattro sensori ad infrarossi che rilevano gli ostacoli, che tramite il controller possiamo andare ad attivare o disattivare. Poi abbiamo la fotocamera che registra video in HD solo nello smartphone, quindi non abbiamo uno slot per la microSD, però una cosa veramente interessante per essere un drone low cost, che la telecamera è inclinabile dal controller. Normalmente i droni così economici la telecamera dobbiamo inclinarla noi prima di decollare con l'inclinazione che preferiamo, mentre questo drone, sentite i motori, c'è la possibilità di inclinarlo dal controller. E poi abbiamo qua sotto un'altra cosa interessante, l'optical flow, perché questo drone è fornito di giroscopio e optical flow, quindi questi sistemi gli danno una stabilizzazione in volo e in overing. Poi qua sotto abbiamo la batteria che andiamo a estrarre tirando indietro le due linguette laterali, e qua abbiamo, vedete, la presa micro USB per la ricarica. La batteria viene data per circa 15 minuti di volo, i motori sono brushed, quindi non brushless, ma brushed, quindi motori diciamo vecchio tipo, chiamiamoli così, perché parliamo di un drone molto economico e non può starci in 40 euro anche i motori brushless, ovviamente, che però ovviamente per l'utilizzo che si deve fare con un drone di questo tipo vanno più che bene lo stesso. Poi andiamo a vedere invece quello che è il controller. Allora, il controller ha qua il pulsante d'accensione e di spegnimento,
movimento. Poi abbiamo qua due tasti, quelli che servono per andare ad inclinare la videocamera. Uno fa salire, l'altro fa scendere l'inclinazione della videocamera. Qua abbiamo la possibilità, in base alla pressione, con una pressione leggera, una pressione più forte, facciamo partire video o scattiamo foto. Qua abbiamo un tasto che con una pressione leggera attiviamo i sensori anticollisione, mentre questo tasto qua in alto a destra, se lo andiamo a premere, il drone farà dei flip completamente in autonomia. Quindi anche questo sicuramente per un ragazzino a cui andiamo a regalare un drone di questo tipo è sicuramente affascinante. Qua abbiamo il tasto per andare a cambiare la velocità del drone, perché lui ha più velocità di utilizzo. Poi abbiamo il tasto qua a sinistra per fare decollare e atterrare il drone dal tasto, se non vogliamo farlo noi manualmente. E poi qua abbiamo il tasto che, andandolo a premere poco in maniera veloce, con un clic andiamo ad attivare la calibrazione del giroscopio. Ovviamente lui, per essere calibrato, va messo su una superficie molto piana, tipo un pavimento, e con un clic veloce lampeggeranno i LED e andremo a fare la calibrazione del giroscopio. Mentre se lo teniamo premuto tanto, il drone passerà in modalità drone senza testa, quindi non ci sarà più un davanti e un dietro del drone. Quindi questo è tutto quello che abbiamo a livello di controller. Il controller comunica con il drone ad una frequenza di 2,4 GHz, quindi a livello di segnale di range non c'è pericolo, si può stare tranquillamente a 50, 60, 70 metri, anche 100 metri senza nessun problema di andare a perdere il controllo del radiocomando con il drone. L'unica cosa che sicuramente salterà è il ritorno video nello smartphone, ma quello è relativo, l'importante è non perdere il controllo del drone. Ma detto tutto questo, adesso è arrivato il momento di provarlo, perché bisogna anche vedere se vola, come vola, perché comunque ok, 40 euro sono pochi, ma almeno le basi del volo, e soprattutto farlo in una percentuale di sicurezza accettabile. Quindi adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a provare questo KF617. Andiamo! Perfetto, ci siamo, siamo pronti per il test, perché alla fine quello che conta di questi droni low cost non sono ovviamente tutte le funzioni assurde che hanno, ma almeno come volano, perché è quello che conta in un drone da 40 euro. Allora, iniziamo con l'aprire il drone, questo KF617, vado ad accendere il controller, vado ad accendere il drone. Ok, avete sentito il beep? I LED intorno al drone hanno smesso di lampeggiare, vuol dire che i due dispositivi adesso comunicano fra di loro, quindi controller e drone. Come vi ho detto, è un drone che ovviamente non è adatto per fare video e foto, però ci viene fornito di un'app che, se vogliamo utilizzarla con lo smartphone, possiamo avere la live di quello che stiamo vedendo e appunto vedere cosa stiamo fotografando o registrando come video. Però, come vi ho detto, lascia tutto il tempo che trova, stiamo parlando di un drone veramente economico. L'utilizzo ideale è radiocomando e drone, però visto che comunque c'è questa possibilità ve la faccio vedere. Quindi per prima cosa entriamo nelle impostazioni, entriamo nel wifi, selezioniamo la rete Flow 4K, che è la rete creata dal drone. A questo punto possiamo uscire, aprire l'applicazione che è wifi UAV, e siamo già pronti con l'applicazione collegata. Quindi basterà fare inizio e vedete che il drone sta già inquadrando il suolo. A questo punto possiamo cliccare sull'aeroplanino qua a destra per togliere i due joystick virtuali. Perché? Perché utilizziamo il radiocomando, quindi non ci servono i joystick virtuali, quindi clicchiamo l'aeroplanino ed ecco qua. A questo punto non ci resta però che decollare. Allora, mio consiglio, fate la calibrazione del giroscopio. Il drone deve essere promesso su una superficie piana e per fare la calibrazione è semplicissimo. Basterà fare il clic di questo tasto, il drone lampeggia, vedete, una volta che ha smesso di lampeggiare il giroscopio è calibrato, quindi non ci resta che decollare. Per decollare è ancora più facile, stick in avanti e avviamo i motori. Poi, una volta che abbiamo avviato i motori, non possiamo non toccare niente, dopo un po' lui si spegne, o altrimenti diamo gas ed eccolo qua, il KF617. Ovviamente non aspettatevi un overing da drone DJI o da droni molto più costosi di lui, però è un overing non pericoloso, un overing che alla fine il drone sta fermo nell'area più o meno di dove l'abbiamo lasciato, sale, scende, si muove a destra, a sinistra, ma sempre in quest'area, quindi niente di pericoloso. Una cosa che volevo provare subito, ovviamente, sono i sensori anticollisione, perché
lui viene dato come drone con sensore anticollisione su 4 lati. Per attivarlo è semplicissimo, basterà cliccare il tasto qua in alto a destra. Vedete che lui adesso ha i LED che sono fissi. Quando andiamo ad attivare il rilevamento degli ostacoli, i LED diventeranno lampeggianti. Infatti guardate che io vado a cliccare qua e vedete che i LED adesso lampeggiano. Quindi adesso funziona il rilevamento degli ostacoli. Proviamo ad andare contro la piscina e vediamo se lui almeno rallenta. Quindi mi abbasso, vado in avanti. Lui va, ma in maniera lenta, però stava andando. Vengo verso di me, vedete come viene lento verso di me. Ho lo stick tutto indietro, viene in maniera molto lenta verso di me. Se vado invece a disattivarli, quindi vedete che adesso i LED non lampeggiano più, quindi abbiamo disattivato il rilevamento degli ostacoli, lui va molto più veloce contro l'ostacolo, vedete? Anche verso di me, vedete come viene in maniera molto più veloce. Quindi lui tende a rallentare quando c'è un ostacolo. Alcune volte tenta anche di fermarsi, però dipende un po' dalla situazione, quindi non aspettatevi niente di che, sono dei sensori ad infrarosso, quindi fanno proprio il minimo indispensabile, ma qualcosina fanno. E un'altra cosa che volevo dirvi, quando volate all'esterno con un drone come questo, che ha la possibilità di avere più velocità, lui non ha i motori brushless, ma i motori brushed, quindi motori che non sono molto potenti, all'esterno io vi consiglio di aumentare la velocità, quindi con un click di questo tasto che abbiamo qua dietro aumentiamo la velocità, quindi lui sarà più performante. All'esterno ve lo consiglio perché almeno riesce a, diciamo, contrastare l'aria che c'è, perché comunque tipo adesso non c'è vento, però c'è un po' di arietta e lui almeno riesce a contrastarla in maniera più efficace, altrimenti fa fatica anche andare contro aria se lo teniamo nella modalità quella più lenta. Quella lenta diciamo che va bene in casa, anche se in casa ricordatevi di usare i paraeliche. E una cosa che voglio farvi vedere, che è molto strana per un drone low cost, è la videocamera che si inclina. Se io clicco il tasto qua, vedete che la videocamera si inclina, con l'altro la faccio risalire. Ed è una cosa veramente strana per un drone da 40 euro. Quindi adesso facciamoci un piccolo giro. Ovviamente vedete che il ritorno video è veramente pietoso. Ma lui non nasce per questo motivo, quindi non acquistate mai droni low cost per video e foto, acquistateli solo per divertirvi, per imparare a volare, per fare quello che ci avete voglia, ma non per video e foto. Quindi facciamo un piccolo volo giusto per vedere come si comporta. Vedete che il drone comunque vola bene, vola bene, è sicuro, quindi non dà problemi dal punto di vista del controllo, anche il range comunque è molto sicuro, perché parliamo di un range in 2,4 GHz, quindi può arrivare tranquillamente a 400-500 metri, anche se io ve lo sconsiglio, perché non ha il GPS, dopo chi lo fa più tornare. Quindi non andate mai troppo lontani, e tra poco proveremo i flip, perché lui fa i flip automatici, però ovviamente tutti i drone low cost li fanno, ma li proveremo sulla piscina, quindi un po' più di suspense nel caso dovesse andare male, va nella piscina. Però mi piace provare questa situazione un po' più estrema con questo piccolo drone low cost, piccolo neanche tanto di dimensioni, leggero sì, perché 170 grammi sono davvero pochi. Adesso facciamo un passaggio qua. Lui comunque vola bene, che guardate com'è preciso nel muoversi, riesco a passare qua che è veramente pieno di ostacoli senza troppi problemi, non ho nemmeno i paraeliche, però devo dire che vola davvero bene, è molto molto sicuro, guardate, è davvero bello da pilotare. Adesso però, dopo averlo visto nel suo meglio, cioè in quello che è il volo, perché per il resto c'è davvero poco, nel senso sulla scatola c'è davvero di tutto, ma tutto inutile come nella maggior parte dei droni low cost. Perfetto, proviamo a fare adesso i flip, quello che sono, diciamo, una delle sue caratteristiche, anche se per la maggior parte di tutti questi droni low cost li fanno, però per rendere la cosa un po' più interessante li faremo sulla piscina, così se il flip dovesse andare male c'è il rischio dell'acqua, quindi rendiamo la cosa con un po' più di suspense. Quindi vado a posizionarmi sopra alla piscina. Perfetto, sono posizionato, vado ad attivare il flip con questo tasto dietro al controller, sentite il beep, a questo punto lui è pronto a fare il flip sarà dato dal comando che noi gli diamo, quindi in base a come tireremo noi lo stick lui farà il flip in una direzione o nell'altra. Quindi facciamolo verso il basso, sale, opla, salgo, salgo, no, è andato nei rami, no, ha schivato la piscina, ma se n'è andato là dietro, aspettate che lo recupero.
abbiamo finito le batterie. Eccolo qua, perché comunque lui si è spostato tanto nel fare il flip che addirittura è andato oltre la piscina. Quindi riproviamoci. Niente, abbiamo finito le batterie, non c'è più verso di decollare, quindi il flip è rimasto solo uno, quello oltre la piscina. Sopra la piscina sarà per un'altra volta. Quindi ragazzi, questo è lui, l'FK617. Questo drone è veramente iperleggero, 170 grammi, è super economico, 40 euro. E avete visto che comunque a livello di volo non è niente male, sul volo puro, anche sulla sicurezza dell'overing, su questo niente da dire, perché comunque per questa cifra direi ottimo, parliamo di 40 euro. Poi ovviamente tutto il resto non sono nemmeno stato a provarlo, pilotarlo con le gesture, scattare video, foto, tutte cose che ovviamente su un drone di questo tipo non ha nemmeno senso provare. Qua ha solo senso provare come vola e con che sicurezza vola. I sensori ad infrarossi funzionano, nicchiano, nel senso che rallentano il drone, ogni tanto lo fermano, ogni tanto non fanno niente perché comunque sono dei sensori ad infrarosso, però un pochino fanno, e per il resto dai, diciamo accettabile. Nei suoi 40 euro va sempre valutato ovviamente il prezzo d'acquisto, quindi tutto gira intorno a quello. E poi un'altra cosa, addirittura nel avere una fotocamera inutile per la qualità, per la stabilizzazione e tutto, abbiamo però la fotocamera che si inclina dal controller, che è veramente una cosa rarissima, se non unica, su un drone di questa fascia di prezzo. E poi invece per l'autonomia, secondo me non arriviamo ai 15 minuti dichiarati, siamo intorno ai 10 minuti, secondo me non si va oltre. Le batterie sono piccolissime, leggerissime, secondo me potevano, visto che tanto comunque il peso era talmente basso, che potevano mettere delle batterie appena un po' più grosse e avere qualche minuto più di autonomia. Quindi ragazzi, questa è stata la mia recensione, la mia prova, il mio test di questo FK617. Se il video che avete visto, la mia prova, la mia recensione vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti, di lui è arrivato un piccolo spoiler, spoiler dei prodotti che arriveranno e soprattutto spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei droni. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità. Ciao e al prossimo video.